L'elemento che mi piace e credo che va sottolineato è la tutela della salute di questi soggetti. È evidente che sono soggetti più esposti alle malattie sessualmente trasmissibili. Dall'assistenza legale all'inserimento lavorativo fino all'accompagnamento al transito da un genere all'altro, da circa un anno e mezzo la comunità transessuale napoletana è affiancata da un gruppo di operatori, medici, volontari che lavorano alla promozione e tutela dei loro diritti. Il progetto, un consultorio a bassa soglia per le persone transessuali e transgender, si chiama Altri Luoghi ed ha coinvolto 3.000 persone tra i 18 e i 70 anni che vivono situazioni di disagio e marginalità. Attraverso un sistema di monitoraggio del fenomeno ed offrendo ascolto, accoglienza e accompagnamento ai servizi, l'intento è quello di arginare e rimuovere atteggiamenti discriminatori nei confronti delle persone trans. In questo anno e mezzo sono passate quasi 200 persone dai servizi, perché poi, come sapete, sono servizi complessi, non c'è soltanto il consultorio, ma c'è un appartamento protetto, c'è un ambulatorio dedicato, c'è servizi di tutela legale, tutela amministrativa, c'è il lavoro di strada, la riduzione del danno, l'informazione, quindi in qualche modo un servizio che guarda l'insieme della comunità transessuale. E credo che il primo risultato è che per una volta si è parlato di persone trans non strettamente connesse soltanto al circuito della prostituzione e del folklore, ma si è parlato di persone che, come tutte le altre persone, hanno dei diritti, dei bisogni, dei sogni, delle aspettative. Napoli si sta distinguendo per essere la città dei diritti civili, dei diritti costituzionali, dell'uguaglianza nel rispetto delle diversità. Ci sono spazi di agibilità democratica, di respiro libero nella nostra città e di creazione di luoghi in cui ognuno può esercitare la sua anima, il suo cuore, le sue passioni. Poi, tra l'altro, io apprezzo molto il contributo che loro danno proprio nell'impegno sociale nella nostra città e nelle nostre comunità. L'iniziativa, promossa dalla cooperativa sociale Dedalus, è stata finanziata dalla Fondazione Con il Sud, presieduta da Carlo Borgomeo, e vede coinvolta un'ampia rete di partner istituzionali e del privato. La Fondazione ha questo obiettivo, promuovere la comunità e la coesione sociale. E promuovere la comunità significa guardare agli ultimi e offrire loro delle opportunità di relazioni. Il diritto di cittadinanza significa allargare la cittadinanza a tutti, e questo è il senso del progetto.